Boeing della TWA decolla da New York, destinazione Parigi. Ma mentre è in volo esplode improvvisamente e precipita nell'Atlantico, portando con sé gli oltre 200 passeggeri a bordo. Un missile misterioso, un attentato terroristico o una fatale avaria meccanica? Ora una sofisticata ricostruzione al computer rivela finalmente cos'è accaduto. Un disastro non è un incidente isolato, ma una catena di eventi cruciali. Analizzeremo questi fattori critici e scopriremo insieme le cause dell'esplosione del TWA-800. America, New York. Aeroporto John Kennedy, 17 luglio del 96. I controlli di sicurezza sono serrati. Oggi sono previsti migliaia di passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo più transitato della Grande Mela. E ciò rende il JFK uno dei bersagli più ambiti dai terroristi. Tra i passeggeri figurano anche due studentesse universitarie di Macon, in Georgia. La ventenne Becky Olsen e la sua migliore amica, Michelle Becker, di 19 anni. Le ragazze sono dirette a Parigi per il matrimonio di un'amica a cui seguirà un avventuroso viaggio alla scoperta del vecchio continente. Erano davvero entusiaste all'idea di questo nuovo viaggio. Ore 16:31. Il Boeing 747 che effettuerà il volo 800 della TWA per Parigi arriva a New York. Il velivolo ha 25 anni e oltre 16.000 voli all'attivo. Ore 18. 212 passeggeri si imbarcano sul volo 800 e attendono il decollo previsto per le 19. Ore 19. Il capitano Snyder e l'equipaggio sono pronti al decollo, ma un piccolo contrattempo ritarda la partenza. Uno dei passeggeri non è a bordo, sebbene i suoi bagagli siano già nella stiva. Il volo viene posticipato per consentire il ritrovamento del passeggero. La temperatura esterna è di 28 gradi e l'aereo inizia a surriscaldarsi sull'asfalto. Così, per alleviare la calda attesa dei passeggeri, vengono azionati i condizionatori posti sotto la fusoliera. Alle 19:59 il personale di terra contatta l'equipaggio. Ci scusiamo per il ritardo, ma vi comunichiamo che il passeggero è sempre stato a bordo dell'aereo. Ore 20:19. Finalmente il capitano Kevorkian avvia i motori del 747. Il volo 800 decolla con un'ora e 20 minuti di ritardo. La rotta del TWA 800 attraversa uno degli spazi aerei più congestionati degli Stati Uniti e sorvola i confini di un'area militare sperimentale. La torre di controllo autorizza il volo 800 ad aumentare di quota. TWA 800, dovete virare a sinistra. Rotta 50 per evitare collisioni. A quota 15.000. L'equipaggio e i passeggeri si preparano per il viaggio. Ma all'improvviso, 12 minuti dopo aver lasciato l'aeroporto di New York, il volo 800 della TWA esplode misteriosamente. L'aereo scompare improvvisamente dai radar della torre di controllo. Il controllore di volo cerca di contattare l'aereo. TWA 800, mi sentite? Mi sentite? Ma non ottiene risposta. Migliaia di metri più in basso, un elicottero della Guardia Aerea Nazionale sta conducendo un'esercitazione e assiste all'esplosione dell'aereo. Vidi un bagliore improvviso nel cielo e pochi istanti dopo l'aereo stava precipitando in mare.
L'elicottero deve evitare che i detriti dell'esplosione colpiscano il rotore, altrimenti finirà in mare con l'aereo. Era pericoloso. L'elicottero riesce a mettersi in salvo e lancia immediatamente il Mayday. Nel frattempo, il maggiore Mike Noyes sale a bordo di un elicottero e si dirige sul luogo dell'incidente. La Guardia Aerea Nazionale è la prima squadra ad accorrere in aiuto. Il mare sottostante è avvolto dalle fiamme. Era uno spettacolo agghiacciante. Le fiamme erano alte almeno 3 metri. La Guardia Costiera, aiutata dai civili e dalla polizia, avvia le ricerche in mare. I soccorritori perlustrano ogni singolo detrito per scovare eventuali superstiti. I telegiornali iniziano a trasmettere la notizia del disastro. Ultimi aggiornamenti sull'incidente che poche ore fa ha coinvolto il volo 800 della TWA precipitato in mare al largo di Long Island. Tra i telespettatori figurano anche Aureli e Walter Becker. La coppia comprende che si tratta del volo della figlia Michelle. Le immagini trasmesse alla TV mostravano i resti dell'aereo completamente avvolti dalle fiamme. E io non volevo crederci. I soccorritori lavorano senza sosta per trovare eventuali superstiti. Dopo 3 ore di ricerche, le squadre di soccorso sono ancora a mani vuote. Perlustrano 13 chilometri quadrati di mare. Ed è ormai evidente che nessuna delle 230 persone a bordo dello sfortunato volo sopravvive alla catastrofe. La notizia dell'incidente raggiunge il vice direttore dell'FBI di New York, James Carlstrom, che non crede si tratti di un semplice incidente. Il mio istinto mi diceva che l'incidente era opera di un terrorista. Così l'FBI decide di aprire un'inchiesta e in poche ore centinaia di agenti si recano sul luogo del disastro. I piloti che assistono all'incidente dichiarano che il Boeing è esploso all'improvviso. Ma alcuni testimoni a terra sostengono di aver visto qualcosa di sospetto. Almeno 50 o 60 persone affermano di aver visto una sfera infuocata dirigersi verso l'aereo. Ben 258 persone raccontano all'FBI di aver visto qualcosa attraversare il cielo al momento dell'esplosione. Vidi una scia luminosa di colore rosso che volava rapidamente in direzione dell'aereo. Carlstrom si pone un interrogativo piuttosto allarmante. È possibile che la scia luminosa in realtà sia un missile terroristico? Oggi ripercorreremo i tragici eventi di quel giorno fatale e cercheremo di scoprire ciò che è realmente accaduto al volo 800. Gli agenti interrogano 670 testimoni oculari e verificano i movimenti di 20.000 imbarcazioni, comprese quelle rubate e abbandonate, su cui conducono diverse perizie legali. Sfortunatamente non trovano alcun indizio rilevante. Ma all'improvviso, la teoria del missile giunge a una svolta inaspettata. Infatti, su internet e sui quotidiani circola una notizia sorprendente. La causa dell'incidente del volo TWA 800 non sarebbe un attentato terroristico, bensì un terribile errore commesso dall'esercito americano. L'FBI sa che il volo 800 deve sorvolare i confini della Whiskey 105, un'area riservata a esercitazioni militari che si estende per migliaia di chilometri quadrati a sud di Long Island e che viene spesso usata dalla Marina per operazioni di addestramento o per testare l'arsenale missilistico su particolari bersagli aerei. È possibile che uno di questi missili abbia colpito erroneamente il volo 800. James Carlstrom si dirige al Pentagono per ottenere maggiori informazioni. Mi recai dal presidente dello Stato Maggiore della Difesa, il generale Charlie Shali Kashvili,
per chiedergli la totale cooperazione da parte dell'esercito. Karlstrom apprende della presenza di 8 navi, 8 sottomarini e 5 aerei militari nell'area circostante il luogo dell'incidente. Inoltre un aereo P-3 e un sottomarino sono nel pieno di un'esercitazione. Karlstrom ordina ai suoi agenti di verificare tutte le attività dei suddetti mezzi militari e dopo diverse settimane di lavoro constatano che quella sera non viene lanciato alcun missile. L'FBI conclude così che la teoria del fuoco amico è priva di fondamento. Dunque l'attentato terroristico sembra essere l'ipotesi più plausibile per spiegare la misteriosa catastrofe del volo 800. Ma per averne la certezza, non resta altro che analizzare i resti dell'aereo precipitato. E tale compito spetta all'NTSB, il Consiglio Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti, che si occupa di recuperare i registratori di volo dell'aereo, le cosiddette scatole nere. Il giorno dopo la catastrofe, i sub della Marina iniziano a scandagliare l'area del disastro, immergendosi nelle profonde acque di Long Island. Ma dopo 6 giorni di ricerche, non c'è ancora traccia delle scatole nere. Fin quando, il 7° giorno, un sub avvista un bagliore arancione. È il registratore. Hai ragione, è quello del pilota. Alcuni secondi dopo, a pochi metri di distanza, i sub trovano anche la scatola nera. Eccola lì. Incredibile! E malgrado lo schianto, il nastro è intatto e funzionante. TWA-800. Gli investigatori analizzano le registrazioni del pilota e la lettura dei dati dell'aereo. Siamo a quota 12.000. Procediamo. Gli agenti esaminano gli ultimi secondi del nastro per reperire ulteriori indizi sull'improvvisa perdita del velivolo. Ma alle 20.31 e 12 secondi, la registrazione si interrompe bruscamente. Qualsiasi cosa accada al volo 800, il pilota non ha tempo di reagire. Gli investigatori sono di nuovo al punto di partenza. I registratori di volo non hanno fornito alcun indizio. A questo punto, gli investigatori devono attendere il recupero dei resti dell'aereo per reperire eventuali altri indizi. Ogni frammento del velivolo viene portato a riva e analizzato accuratamente per verificare la presenza di tracce di esplosivo. Infatti, se il volo 800 è stato vittima di una bomba o di un missile, deve contenere tracce di esplosione al suo interno. Così i frammenti vengono analizzati con un microscopio a scansione. Abbiamo perlustrato ogni centimetro quadrato dell'aereo caduto e abbiamo esaminato ogni singolo frammento per rinvenire le tracce di una bomba o di un'esplosione, ma non abbiamo trovato nulla. Gli investigatori si trovano in un vicolo cieco e così ipotizzano che la causa dell'incidente possa derivare da un'avaria meccanica. La fusoliera presenta molte fratture. Ma per scoprire il punto di disintegrazione del velivolo, Walday deve prima calcolare l'esatta sequenza delle lesioni. Le fratture partono dalla fusoliera e precisamente di fronte all'ungherone anteriore, nella parte inferiore dell'aereo. Ora Walday vuole scoprire cosa può aver causato la fenditura iniziale. Così esamina l'area retrostante alle fratture, vale a dire il punto in cui è ubicato il serbatoio centrale alare, il più grande in dotazione a un 747. E al suo interno scopre qualcosa di molto interessante. La presenza di una serie di ammaccature in prossimità dell'ungherone anteriore. Tale scoperta suggerisce che la causa dell'avaria si ha un'esplosione all'interno del serbatoio. E il colpevole più probabile sarebbe dunque il combustibile. Gli investigatori controllano il registro dei rifornimenti effettuati al JFK e scoprono che l'equipaggio riempie il serbatoio centrale del volo 800 con soli 190 litri di jet fuel.
e sebbene al momento dell'esplosione la quantità di carburante sia piuttosto esigua, sembra comunque che sia sufficiente a provocare la catastrofe. Ma Walday sa che il carburante allo stato liquido non è altamente infiammabile. Tuttavia, se si trova in un serbatoio e viene surriscaldato, può vaporizzarsi e incendiarsi con estrema facilità. Gli investigatori vogliono scoprire se il carburante presente nel serbatoio centrale abbia raggiunto il punto di infiammabilità. Gli agenti sanno che il sistema di condizionamento dell'aereo è ubicato sotto il serbatoio incriminato e che l'aria fredda viene prodotta utilizzando l'aria calda proveniente dal reattore. L'aria calda che serviva a refrigerare i condizionatori era generata a pochi centimetri dal serbatoio. Gli investigatori calcolano che il punto di infiammabilità del carburante nel serbatoio centrale è fissato a 35 gradi. Ma è possibile che i condizionatori lo surriscaldino sino a portarlo a una temperatura critica? Per scoprirlo, l'NTSB e gli scienziati dell'FAA conducono un esperimento per ripercorrere le fasi del volo 800. Così riempiono il serbatoio di un 747 con 189 litri di jet fuel A e lo dotano di 90 sensori di temperatura. L'aereo viene poi lasciato sulla pista di decollo con i condizionatori accesi per 45 minuti. Dopodiché il 747 decolla e segue la stessa rotta ascendente del volo 800. Gli investigatori esaminano attentamente le letture dei sensori e rilevano che il serbatoio centrale presenta una temperatura di ben 53 gradi centigradi, vale a dire 17 gradi oltre il punto di infiammabilità. Il test mostrava che il carburante superava il punto di infiammabilità. Ma non è ancora chiaro cosa possa aver infiammato il vapore combustibile. L'unica possibile fonte di incendio rimasta era il cablaggio presente all'interno del sistema di indicazione del livello di carburante. I cavi collegano la cabina di pilotaggio alle sonde presenti nel serbatoio centrale e Swain sospetta che la causa dell'incendio sia la presenza di un cavo scoperto all'interno del serbatoio. Ma questi cavi sono concepiti per supportare un basso voltaggio, insufficiente a provocare una scintilla tanto letale. Così Swain segue il percorso dei cavi esterni al serbatoio e ne scopre alcuni ad alto voltaggio utilizzati per alimentare le luci e altre apparecchiature aeree. I cavi sono aggrovigliati e attraversano la pancia dell'aereo. A questo punto Swain analizza attentamente il cablaggio dell'aereo precipitato e lo confronta con quello di un altro Boeing della stessa età. Il cablaggio era in pessime condizioni. Swain scopre che il groviglio di cavi è cosparso di sostanze liquide e di scaglie metalliche. Inoltre, alcuni cavi sono rovinati, riparati con nastro adesivo o sprovvisti del sistema di isolamento. Così conclude che a causa del pessimo stato del cablaggio, l'elettricità ad alto voltaggio abbia raggiunto i cavi del serbatoio, provocando un terribile cortocircuito. E da ciò deriverebbero le scintille letali che hanno infiammato il vapore combustibile. Gli investigatori dell'NTSB sostengono quindi che l'esplosione del serbatoio centrale abbia causato un cortocircuito sul volo 800. Ma non possono dimostrarlo, dato che i cortocircuiti spesso non lasciano alcuna traccia sul cablaggio. L'unica possibilità per confermare questa ipotesi risiede nella scatola nera dell'aereo. Ma la registrazione dei 13 minuti di volo non sembra rivelare nulla di sospetto. Tuttavia, quando gli investigatori riascoltano il nastro, scoprono la presenza di due brevissime pause. Della durata di appena 2 microsecondi. Poco prima che la registrazione si interrompa. Le pause dimostrano il momentaneo malfunzionamento del registratore di volo. È una scoperta sorprendente. Infatti le pause non solo confermano l'ipotesi del cortocircuito sul volo 800,
ma dimostrano anche che un simile inconveniente potrebbe verificarsi su tutti gli altri 1200 Boeing 747 in servizio. È l'ultimo tassello del puzzle. Il disastro del TWA 800 probabilmente è dovuto a una terribile catena di eventi fatali. 12 minuti e mezzo al disastro. Il volo 800 decolla e i condizionatori d'aria alleviano la calda attesa dei passeggeri. Ma contemporaneamente surriscaldano il carburante del serbatoio centrale, portandolo al punto di infiammabilità. Ora l'aereo contiene almeno 50 metri cubi di vapore combustibile altamente esplosivo. Il 747 è una bomba prossima all'esplosione. 40 secondi al disastro. 15.000 piedi. I cavi danneggiati consentono alla corrente ad alto voltaggio di raggiungere il cablaggio in prossimità del serbatoio centrale e di penetrare al suo interno. Quando la corrente raggiunge i cavi scoperti, il contatto con la superficie metallica causa un fatale cortocircuito. Si forma così una scintilla che incendia il mix letale di aria e cherosene. Il disastro è inevitabile. L'esplosione distrugge uno dei pannelli interni. Quest'ultimo colpisce la superficie esterna del serbatoio e la lancia contro la fusoliera. L'urto provoca la prima frattura, da cui derivano le successive lesioni all'intero velivolo. In 4 secondi le fratture si incontrano, recidendo il muso del 747, che precipita rapidamente in mare. Il resto dell'aereo invece si dirige in alto, assumendo le sembianze di una sfera infuocata, la stessa avvistata dai numerosi testimoni oculari. L'aereo si spegne definitivamente a circa 4.600 metri di altezza. Una breve e impercettibile scintilla fa esplodere un gigante alato e uccide ben 230 persone. A Long Island le famiglie delle vittime costruiscono un monumento commemorativo in ricordo dei propri cari. Il disastro evidenzia le lacune dell'industria aeronautica. E la Federal Aviation Administration emana oltre 70 direttive per eliminare ogni possibile fonte di incendio accidentale e per migliorare l'isolamento del cablaggio in prossimità dei serbatoi. I Boeing attuano le nuove normative e introducono anche il sistema a serbatoi inerziali, che prevede l'utilizzo di azoto per evitare che il carburante si incendi. Il primo jumbo jet dotato di un serbatoio inerziale decolla nell'estate del 2005. A seguire, megastrutture su National Geographic Channel.